Lega Volley presenta i suoi due primi ingaggi. Lo fa ufficialmente alla Pala Valencia con un incontro aperto ai tifosi e ai giornalisti. Oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa, abbiamo presentato il mister, che è il mister Cicchello, che tra parentesi ha origini calabrese, anche se lui è argentino, però il nonno partì da Zungri tantissimi anni fa. E poi Baranovic Michele, che è il regista, il palleggiatore della squadra. Sono i due pezzi grossi su cui si fonderà un pochino tutto il resto. Stiamo lavorando per fare una squadra che quest'anno dia veramente grande soddisfazione al pubblico vibonese, a noi, alla società, insomma a tutti quanti. Quindi speriamo di fare bene nei prossimi giorni, di annunciare i contratti che stiamo per chiudere. Da parte sua anche un appello molto sentito, molto accurato ai tifosi per dare diciamo, sostegno, partecipazione e quando ci sono delle critiche costruttive. Sì, io ho sollecitato i tifosi e allora, che a loro volta si rendono partecipi e che riempiano il palazzetto se giocheremo qui a Vibo e che ci sia veramente un pubblico a sostegno della squadra, pure per soddisfazione degli sforzi economici e di organizzazione che andiamo a fare noi. Ormai con questi social è un periodo che spesso escono critiche, escono gente che è poco intelligente, a mio avviso, va sui social a fare dei commenti. Allora io dico, se c'è qualche cosa da dire, siccome io sono sempre qui, venite, parliamone, facciamo delle cose che possiamo farle meglio, nell'interesse della città, nell'interesse dello sport, nell'interesse della Calabria, però parliamone, non andiamo a fare queste cose che sono dei commenti negativi, distruttivi, solo per creare dei problemi. Oggi è a Vibo per la prima volta e indossa la maglia della Tonno Callico, che emozione prova? Sono veramente emozionato di vestire questa maglia. Ho trovato, lo conoscevo prima, però ho trovato oggi un ambiente fantastico, delle ottime condizioni per sviluppare il nostro lavoro. Quali sono i suoi obiettivi e soprattutto che cosa chiederà al nuovo gruppo di ragazzi che avrà a disposizione? E l'obiettivo principale è contagiare entusiasmo noi con il lavoro che faremo nel campo, perché la gente si avvicini, perché poter godersi il miglior campionato del mondo che è la Superlega italiana. Qual è l'emozione di indossare i colori giallorossi? È bella, una bella emozione perché c'è tanto calore, c'è tanto entusiasmo, c'è voglia di fare bene, no? Di ricominciare, fare una grande stagione, quindi è molto bello, spero di iniziare la stagione, il lavoro con altrettanto entusiasmo, ma sarà sicuramente così. La volontà è quella, no? di trasmettere quello che ho già vissuto in passato, sia di negativo per poter imparare qualcosa che di positivo. E i termini non lo so, insomma, dobbiamo ancora conoscerci, iniziare, quindi si vedrà, però la voglia di farlo c'è, sono contento che la società mi abbia dato questa responsabilità e spero di poterlo fare al meglio. Giocare qua, in questo palazzetto, con questi tifosi è sempre stato difficile, no? È uno dei palazzetti più ostici per gli avversari e speriamo che possa essere così anche quest'anno.